Ma ci sarà qualcuno lassù? Ci sarà qualcuno lassù a sentire i pianti di quei bambini, a sentire le loro sofferenze? Ci sarà qualcuno lassù, cazzo, che aiuta questa gente? Non si può, ragazzi, non si può, non si può usare questa violenza, non si può. Io ormai non riesco a dormire, non riesco a non pensare a quei bambini, non riesco. Non riesco. C'è una donna che urla dicendo i miei bambini sono morti senza mangiare. Come si può? Come cazzo si può? Bambini piccoli che si fanno la pipì addosso. Dalla paura dei botti che sentono fuori. C'è un bambino neonato che dello spavento c'ha gli occhi che si girano. Dicono non vedere queste cose, ma non vedere cosa? La realtà, negare la verità, negare l'evidenza, come si può dire così? Tu devi guardare la tua vita, non puoi guardare la sofferenza degli altri, io non ci riesco. Io ammiro quelle persone che dicono dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare avanti, scusatemi, dobbiamo vivere. È un massacro, ragazzi, è un massacro quello che stanno facendo questa popolazione, è un massacro. Stanno in mezzo alla strada, al buio, che corrono a destra e a sinistra, non hanno un tetto sulla testa, non hanno nulla. Io sono sconvolta, addolorata, addolorata veramente. In piena notte mi prende una crisi così sempre. È una settimana che sono in questo modo. Quel bambino che ho pubblicato sul video a me mi è entrato nell'anima. Correrei come una pazza per andarlo a prendere. Ma so che non è possibile, chissà se ancora sarà vivo, perché quello era un filmato fatto prima del bombardamento dell'ospedale. È pazzesco, sono dei bambini, ma sono dei bambini, ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Scusatemi.